Colgo l'occasione per ringraziare i vertici trapanesi della FIGC, quindi in Bruno Lombardo, quelli regionali nella persona di Sandro Morgana, che analizzando tutto ciò che era la storia della Mazzarese hanno voluto far sì che questa squadra disputasse un campionato d'eccellenza. Noi ci cimentiamo a farlo ovviamente facendo tutto ciò e non negoziando i nostri valori. I nostri valori sono quelli di valorizzare i talenti mazzaresi, soprattutto distoglierli dalle devianze che in questo momento imperversano un po' ovunque e soprattutto dare una casa a coloro che sognano di diventare calciatori. Magari non lo diventeranno, ma sicuramente noi contribuiremo a farli diventare uomini. Tutto ciò avverrà ovviamente tentando di salvare la categoria. Noi auspichiamo una tranquilla salvezza per poi costruire un percorso di radicamento che possa offrire alla città di Mazara del Vallo scenari magari allo stato attuale imprevisti. Per quanto ci riguarda non siamo concentrati sul derby, siamo concentrati sul campionato e siamo concentrati sull'affermazione dei nostri valori, quindi è su quello che intendo concentrarmi, non intendo spendere nessuna energia per alimentare polemiche che non servono, meno che mai a questa città che è martoriata sotto tutti i punti di vista e quindi anche attraverso il calcio, anche attraverso la Mazzarese, auspico che ci possa essere un'impennata d'orgoglio. L'amministrazione comunale ritengo che ci debbano essere necessariamente rapporti di collaborazione istituzionale e quindi la politica non deve entrare nel calcio e il calcio non deve entrare nella politica, quindi sono rapporti istituzionali, noi rispettiamo l'amministrazione, rispettiamo il sindaco pro tempore, rispettiamo il consiglio comunale tutto, non a caso abbiamo colto l'occasione per invitare entrambi, ma è giusto che ci sia una demarcazione netta fra il fare calcio, sport e di questo è impegnata la Mazzarese e in particolar modo la mia società e l'amministrazione farà quello che ritiene giusto fare per tentare di costruire percorsi di crescita della città stessa. Ognuno il suo nel rispetto dei singoli ruoli. Voglio ringraziare il proprietario Giacomo De Gasperi per questa location, la terrazza che ci ha offerto per presentare la squadra, sarà anche lo sponsor della Mazzarese. Quindi va un ringraziamento a lui e a tutta la sua famiglia che ci hanno messo a disposizione questa bellissima location. Questa Mazzarese sarà una Mazzarese che deve crescere pian piano, che deve capire il campionato che sta per andare a fare e quindi dobbiamo lavorare tanto con i piedi per terra e l'appetito va mangiando. Vediamo quello che succede, le capacità che abbiamo tutti insieme, calciatori, staff, dirigenti e poi man mano, tanto le somme sono abituate sempre a tirarle alla fine, però dobbiamo sapere, dobbiamo essere consapevoli che è tutta un'altra storia, che i campionati passati non ci sono più, oggi c'è l'eccellenza ed è un campionato molto duro e si devono fare tanti sacrifici. Credo che ci siamo completati ieri col portiere Valenti, credo che siamo quasi al completo, almeno che in settimana vediamo, aspetto una notizia, vediamo se riesco a mettere l'ultima ciliegina sulla torta, però non lo so. Rimaniamo così per ora e poi vedremo cosa accadrà. Io sono abituato a fare tanti derby, li ho fatti in passato con Mazzara, quando mi trovavo ad allenare altre squadre. Sarà un derby come li ho vissuti gli anni passati. Sicuramente spero che non ci siano da qua allora ancora tutti questi commenti inutili che si fanno in giro, ma che ognuno abbia la sua crescita attraverso la professionalità, attraverso il lavoro, ma non da chiacchiere da bar. Io dico soltanto che noi stiamo lavorando, ringrazio l'Aurora che col suo settore giovanile ci sta dando la mano, siamo tutti una cosa, stiamo lavorando con i mazzaresi e vogliamo lavorare con i mazzaresi pian piano. Abbiamo tutta anche gente, noi, 5 elementi che fanno parte gli altri paesi, ma credo che la maggior parte dei dirigenti sono mazzaresi e ci punta a dirlo, devono essere dei mazzaresi. Assessore Reina, oggi lei è presente alla conferenza stampa della Mazzarese in rappresentanza dell'amministrazione, mentre alla conferenza stampa del Mazzara Calcio non c'era nessuno a rappresentare l'amministrazione. Questo è un messaggio che dice cosa? Personalmente sono venuto a rappresentare la città di Mazzara del Vallo in questa conferenza stampa perché intanto sono stato invitato e sono stato un gradito ospite di questa conferenza. Non voglio scendere in polemiche perché nel Mazzara Calcio l'anno scorso
siamo stati presenti. Io personalmente, come detto nella conferenza stampa, ho dato il mio piccolo contributo, ho coinvolto amici a fare lo stesso. E ora nasce una nuova realtà, la Mazzarese. È sicuramente da stimolo per ambo le squadre mazzarese, sia Mazzara che Mazzarese, avere due squadre. Nel dualismo c'è sempre voglia e volontà di crescere sempre di più. Non c'è nessuna polemica, l'amministrazione comunale sarà vicino sia all'una che all'altra squadra, ove possibile. La presenza di Iacono come allenatore della Mazzarese e componente della maggioranza ha inciso sulla sua presenza qui oggi? Giovanni Iacono in precedenza ha già svolto pure questo ruolo di allenatore e non c'è stato nessun problema. Oltretutto, se lei vede lo schema in consiglio comunale, Giovanni Iacono non è in maggioranza, diciamo che partecipa all'amministrazione esternamente, è libero, lui l'ha sempre dichiarato, di fare tutto quello che vuole, assolutamente, il soggetto lo conosciamo, sicuramente questo non è stato un motivo alla presenza. L'altro motivo sicuramente alla mia presenza è quello di appoggiare due amici, come ho detto in conferenza, l'amico Giovanni Iacono, che ci lega questa amicizia da molti anni, e l'amico mio per eccellenza, il dottor Arena, che mi hanno personalmente invitato ad essere presente. Due squadre cittadine. Ma sicuramente, motivo di crescita per entrambi, motivo di orgoglio di una città che in questo momento sta mettendo le basi per uno sviluppo e un rilancio economico della città, e questa ne è la dimostrazione, perché se ci sono due gruppi di persone che intendono investire nel calcio, ben venga, per carità, noi possiamo solo che dargli una mano e accompagnarli in questo percorso. C'è lo storico Mastro Antonio che voleva rilasciarti una strofa. Vai, vai microfono, avvicinati. Senti, giallo e rosso, ti ferò per la Mazzarese a più non posso, perché ti ferò a distancarmi, perché la squadra è di Giovanni. Grazie.